è importante perché racconta un modo di fare politica della nostra regione. Non è un libro soltanto su Cosentino, racconta la storia di Cosentino, ma è una storia che in qualche modo coinvolge il nostro modo di essere, coinvolge il nostro modo di intendere la politica, coinvolge i meccanismi che hanno determinato che la Campania sia esattamente come la vediamo in questi giorni. E forse ci spiega pure come fare per cambiare le cose.